Creeré un juego entre los dos idiomas, mapuzungún y castellano, para que no resulte tan, tan largo. Guay, 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 contra yequi. Currantume, ome, 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 fuchana, hue, lele, yun, y molfen. Guacolda brota entre las rocas. Nahuelbuta le entrega su savia. Perennes copihues en la inmensidad del tiempo y del espacio, su cuerpo tejen. Guacolda, arrancada de su tallo por Francisco de Villagra, guacolda esclava, guacolda cautiva, guacolda sierva. Guay, 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 colchachar. Guay, 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 colchamapu. Guacolda, simiente. Guacolda, tierra. La plenitud de los Andes se vierte en su sangre rebelde. El viento transmite el sonido de las hojas trepando la roca. Es la voz de un indómito pueblo por miles de estrellas protegida. Se multiplica, estalla y la coge la montaña. Guay, 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 colcha somo. Guacolda, mujer. La montaña cobija en su vientre guerreras naturales, echategas de la guerra de la tierra mancillada, brotes de lunas justicieras de su pueblo. Erguida sobre brioso caballo, Guacolda su lanza apunta al huinca invasor, veloz como el rayo embiste contra el ejército español. Abre su vientre la montaña, río de rojos copihues en negros cabellos abrazados, avalancha incontenible en un parto milenario de justicia y libertad. Cascata di fiori. Guacolda. Nasce fra le pietre, grande tigre, le trasmette il suo sangue. Copihue perenni nell'estensione del tempo e nell'immensità dello spazio tessono il suo corpo. Guacolda, strappata dalla sua radice da Francisco de Villagra. Guacolda, schiava. Guacolda, prigioniera. Guacolda, serva. Guacolda, seme. Guacolda, terra. Tutta la forza dei vulcani si riversa nel suo sangue ribelle. Il vento porta il suono delle foglie che si arrampica sulla grande roccia. Di un popolo ribelle il grido protetto da migliaia di stelle. Esplode. Moltiplicandosi la montagna l'accoglie. Guacolda, donna. La montagna accoglie nel suo ventre donne ribelli che conoscono la guerra della nostra terra insozzata. Germogli di luna che affermano la giustizia della terra. Dritta sul cavallo, Guacolda punta la lancia affilata per dare morte al conquistatore come un lampo contro l'invasore straniero. Figlie della terra, per il nostro onore, solo per il nostro sapere, per la nostra terra. La grande montagna scopre il suo ventre, appare come un fiume di copihue rossi, avvolti in capelli neri, come una valanga, in un parto antichissimo di giustizia e libertà. Bueno, vamos a hacer un salto grande en la historia. Yo quería contarles esto para que entiendan la resistencia actual del pueblo mapuche. Adesso faremo un grande salto nella nostra storia, perché io volevo parlarvi di questo perché riusciste a capire quella che è la nostra resistenza, la nostra lotta attuale. Ustedes se preguntarán cómo es posible que un pueblo pequeño en el último rincón del mundo haya sido capaz de parar la colonización. Voi vi chiederete sicuramente come un piccolo popolo isolato nell'ultimo angolo della terra sia riuscito a fermare qualcosa come la colonizzazione.
Bueno, el pueblo mapuche nunca ha construido, desde que el mundo es mundo, organizaciones piramidales. Hasta que el mundo es mundo, el pueblo mapuche no ha mai construido estructuras piramidales. Desde los tiempos antiguos, ¿no? Desde los tiempos de la guerra hasta hoy día, el grito de resistencia es Marichi Huevo. Si uno cae, 10 se levantan. Dal tempo di dei tempi antichi del adesso, dei tempi della conquista adesso, il nostro popolo ha sempre avuto questo grido di forza, di guerra, che è quello di Marichi Huevo. Cioè, quando uno cade, 10 si rialzano. Bueno, en los tiempos de la dictadura militar, en el informe RETIC, que es un informe oficial del gobierno, ese informe señala que en el territorio mapuche fue donde la cantidad de detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos es el más grande de todo el país. Es decir, la dictadura militar no solamente fue genocida, sino que además racista, ¿no? Y eso lo señala el informe oficial del gobierno chileno. Durante el periodo de la dictadura, la relación RETIC, scritta e redatta dalla Commissione RETIC, che è una commissione ufficiale del governo, dichiara che nel territorio Mapuche c'è stato il più alto numero tanto di cittadini scomparsi, desaparecidos, quanto di persone che sono state giustiziate. Quindi questo cosa sta a dire, proprio testimoniato da un documento ufficiale come quello della Commissione RETIC, che la dittatura non soltanto era assassina, ma anche era razzista. Bueno, hoy día tenemos otro enemigo bien grande. Tenemos hermanos y hermanas, las cárceles de la región, del territorio mapuche, están llenas de prisioneros políticos mapuche, ¿no? Mujeres y hombres. Ahora están tomando a las machis, que son las mujeres de medicina, por la sabiduría que tienen, ¿no? Y hoy día todo el territorio desde el Biobío hasta Puerto Montt y la isla de Chiloé están amenazados por este neoliberalismo brutal que hay, por las construcciones de grandes digas, como lo dicen aquí, ¿no? Grandes digas. Y las compañías transnacionales de la energía, del agua y de la madera. Adesso abbiamo un altro nemico enorme. Adesso, fratelli e sorelle, nelle nostre carceri, le carceri del territorio Mapuche sono piene di nostri fratelli e nostre sorelle che sono prigionieri politici Mapuche. Ci sono, per esempio, adesso si stanno rivolgendo a mettere in carcere le maci, che sono le donne della medicina tradizionale mapuche, e tutto il territorio che va dal Biobío all'isola di Chiloé è tutto minacciato da multinazionali, transnazionali addirittura, che da questo neoliberalismo sfrenato, che vuole costruire dighe che servano alle aziende che costruiscono, che si occupano di acqua e di legname. Hay la intervención por parte de las transnacionales del agua y de la energía. Hay programado la construcción, que ya están aprobados por parte del gobierno chileno, la construcción de 27 represas, todas en territorio mapuche. Es el principio del fin en la invasión del capital de las grandes transnacionales.
Y hoy día el pueblo mapuche nuevamente ha tenido que reestructurar sus formas antiguas de defensa del territorio. La minaccia più grande è data dal fatto concreto che la mano di queste multinazionali, transnazionali, si è spinta fino a decidere e programmare insieme al governo cileno che l'ha approvata il progetto della costruzione di 27 dighe che serviranno a queste imprese, a queste ditte, a grandi aziende che si occupano di acqua e di energia elettrica. Tutte queste 27 dighe saranno tutte in territorio mapuche e questo è l'inizio della fine. Per questo motivo noi siamo dovuti tornare indietro, siamo dovuti tornare alle antiche strutture di guerra per difenderci. Bueno, ustedes se preguntarán cómo es posible que nosotros nos organicemos, ¿no? Desde los tiempos antiguos la estructura del pueblo mapuche es que cada comunidad es independiente una de la otra. Cada comunidad tiene sus autoridades tradicionales, pero cuando el territorio está en peligro, todo el territorio se une, desde el norte al sur, del este al oeste. Voi a questo punto vi chiederete come noi ci possiamo organizzare, come è possibile. Noi siamo strutturati in modo tale che ogni comunità sia autonoma, che abbia molta libertà. Ogni comunità ha le proprie autorità all'interno di essa stessa. Però siamo organizzati anche in modo tale che in caso di pericolo e di attacco, di invasione, come questo, siamo organizzati in modo tale che tutto il popolo mapuche si unisca, dall'est all'ovest, dal nord al sud. Bueno, para nosotros, las montañas son gente de la tierra. Per noi. Che. Son vivas. Los árboles son che, son gente, los ríos son gente. Por eso somos gente de la tierra. Somos parte de ese todo. Está escrito en nuestros corazones, en nuestra memoria, en nuestro cuerpo, ¿ya? Y vivimos de esos ríos. Es decir, la construcción de esas 27 represas significa el principio del fin del territorio mapuche. Nosotros tenemos mucho que ganar y nada que perder, que es la vida sin el che, sin los che, sin la che. ¿Qué es? No es vida. Per noi le montagne sono c'è, cioè sono gente, sono vive. Per noi i fiumi sono c'è, sono gente, sono vivi. Anche gli alberi sono c'è, sono vivi. E queste 27 dighe sono tutte contro i nostri fiumi, cioè contro la nostra gente. Noi abbiamo, noi tutto questo ce lo ricordiamo, l'abbiamo stampato nella nostra mente, l'abbiamo stampato nel nostro cuore, l'abbiamo stampato nel nostro corpo stesso. E abbiamo tantissimo da guadagnare e niente da perdere, ovvero la nostra vita. Senza questi fiumi è l'inizio della fine, è l'inizio della fine della nostra gente. Bueno, voy a intentar, aunque estoy tan lejos de la tierra mapuche, de traerles a ustedes el sentimiento del agua del río, del Bío Bío, que históricamente fue y es la frontera entre los territorios invadidos y el territorio mapuche. Anche se sono così lontana dalla terra mapuche, cercherò di portarvi qui tutto lo spirito del fiume Bio Bio, che è sempre stato il fiume che è il confine del territorio mapuche e quel confine anche che abbiamo messo alla conquista spagnola. Molfenreque. Lelfun mapumeu.
Corre los ríos como sangre por la tierra, llevando los sueños de mis abuelos, alimento de nuestra liberación. Por eso, Biobío, te encarcelan en represas. Futa leufu. Futa leufu. Futa leufu. Futa leufu. Tú que llevas el aliento de las araucarias, tú que cuentas las historias en el Lafken Mapu y transmites el mensaje de la nieve en el llanto frío del invierno que riega mis hermanos. Por eso te codician, Biobío, gran río. Hombres extranjeros, ¿no ven el palpitar de nuestra historia en tus aguas? Quieren detener tu canto y acallar nuestras voces ancestrales. Cóndores del sol, tus aguas besan. Mis abuelos, se levantan. Biobío. Corrono i fiumi come sangue per la terra, portando i sogni dei miei avi, alimento della nostra liberazione. Per questo, Biobío, ti imprigionano con le dighe. Fu Alefeu. Muy difícil. Tu che porti il respiro delle araucarie, tu che racconti le storie nel Lafken Mapu e trasmetti il messaggio della neve nel pianto freddo dell'inverno che bagna i miei fratelli. Per questo sono avidi di te, Biobío, grande fiume. Uomini stranieri non vedono il palpitare della nostra storia nelle tue acque. Vogliono arrestare il tuo canto e zittire le nostre voci ancestrali. Condor del sole, le tue acque baciano, i miei avi insorgono. Bueno, durante la dictadura civil, decimos nosotros, ¿no? Porque en Chile hay un parlamento civil, hay un gobierno civil, más la constitución política del Estado, es la misma constitución política del Estado de la dictadura militar, que fue hecha bajo Pinochet. El código de aguas al que estamos sometidos fue ley de Pinochet. El código de minería, ley de Pinochet. El código de energía, ley de Pinochet. No hay en Chile, por parte del Congreso, de los parlamentarios, la voluntad política de cambiar esas leyes. Entonces, ¿cómo podemos hablar de una democracia si se desenvuelve dentro de un marco legal dictatorial? Es una pregunta que les dejo a ustedes para que ustedes mismos se la respondan. Hemos hecho 5 juicios en el Tribunal Internacional de los Pueblos de las Naciones Unidas por el asesinato de jóvenes mapuches, cuyo única acción era salir a la calle y reclamar por los derechos contra la usurpación del territorio, contra la ocupación actual, contra las represas. ¿Es que acaso los mapuches nos merecemos la muerte por elevar la voz? Adesso vi farò delle domande, le farò io stessa, perché me le lascio così che possiate cercare una risposta. La prima domanda è, in questo stato di dittatura civile in cui ci troviamo, perché il governo ora in Cile è civile, democratico, il Parlamento è civile, le leggi però sono ancora la Costituzione, è ancora quella della dittatura di Pinochet. Tutte le leggi dell'energia sono ancora quelle di Pinochet.
le leggi che riguardano i fiumi sono ancora tutte quelle di Pinochet. Anche le altre, anche molte delle altre leggi che ci riguardano sono ancora le stesse di quando c'era Pinochet. Quindi com'è possibile che ci sia democrazia, che si sviluppi qualcosa di democratico, quando il contesto è di questo tipo? Cioè è tutto legalmente non democratico, legalmente dittatoriale, e quando non c'è alcuna voglia né nel Parlamento né negli stessi parlamentari di cambiare queste leggi e fare qualcosa di più democratico. Questa è la prima domanda. E l'altra è che noi abbiamo già fatto 5 processi diversi nella Commissione per i diritti dei popoli originari degli Stati Uniti per l'omicidio di 5 ragazzi giovani Mapuche che sono stati assassinati per il semplice motivo di essere usciti per strada dalle loro case, comunque per essere usciti per strada a protestare per l'occupazione dei nostri territori. Forse noi ci meritiamo di morire come Mapuche soltanto perché abbiamo il coraggio di alzare la nostra voce? Bueno, por el asesinato de Matías Cachilea, un joven estudiante de la Universidad de la Frontera en Temuco, el Tribunal Internacional de los Pueblos falló de que había sido un asesinato. Sin embargo, el policía fue subido de galones y lo cambiaron solamente de ciudad. Per l'omicidio di un giovane, Catrileo si chiamava, che è un giovane dell'Università di La Frontera, al sud del Cile, che è stato ucciso e aveva fatto questo processo nel Tribunale dei Popoli, per il suo omicidio il Tribunale ha sentenziato, ha emesso sentenza, che sì, si trattava di un omicidio. Ma cosa è successo? Il poliziotto che ne era responsabile è stato passato di grado, il suo grado è stato migliorato ed è soltanto stato spostato da un posto all'altro. Bueno, voy a leer la historia un poquito para sí. Después vamos a hacer algo más lindo, ¿no? Sí. Para que compartan. Lo voy a buscar. Sí. Voy a contar la historia de Matías Cachileo, este joven mapuche, pero para que entiendan bien la historia también, nosotros tenemos la creencia que en los cráteres de los volcanes, en las alturas de los volcanes, vive el espíritu de nuestros padres, de nuestros ancestros. Y creemos que los que caen luchando, su espíritu va a vivir ahí en las alturas de los volcanes. Y cuando el territorio está en peligro, los volcanes hablan. Siempre están hablando en Chile, ¿no? Los volcanes. Por algo será, ¿no? Y por eso les explicaba esto, porque tiene que ver con nuestras creencias también. Y que además estamos seguros que así es, ¿no? Cada vez que explota un volcán, es porque un mapuche ha caído. Y esta vez sucedió lo mismo, ¿no? ¿Puedo traducir? Antes que... ¿Puedo traducir? Ah, sí. Adesso vi racconterò attraverso una... Poi parleremo anche di qualcosa di più, diciamo, di meno triste, però adesso vi racconterò attraverso una poesia la storia di Matías Cachileo, che è questo giovane mapuche che è caduto, di cui vi parlavo prima, no? Questo suo omicidio. E quello di cui io vi volevo spiegare è che nella nostra tradizione, nella nostra cultura, gli spiriti dei nostri nei vulcani, nella bocca del vulcano, vivono chi è che lo spiriti, che sono lo spirito dello... Sì,
gli spiriti degli antenati vivono all'interno della bocca del vulcano, dentro il vulcano. E crediamo anche che le persone che sono cadute come eroi vadano a vivere elevate nel loro spirito all'interno della bocca del vulcano insieme agli spiriti degli antenati. E che quando ci sia un momento di necessità ed estremo pericolo, questo vulcano e questa bocca del vulcano si faccia sentire. In Cile voi sapete che i vulcani parlano sempre, però proprio nel momento del pericolo, proprio nel momento del bisogno, il vulcano si scuote, parla e erutta. Quindi noi sappiamo e noi crediamo, ma ne siamo anche proprio sicuri, che lui sia ora lì a vivere insieme a loro nella bocca del vulcano. Bueno, voy a leer esta historia, que es una historia, digamos, está dedicada a Matías Cachileo. Baila la muerte. Baila la muerte en la mesa de los poderosos comensales, aplauden y callan, callan y aplauden bajo la cómplice sombra de las blancas leyes. Se rompe el silencio de los barrotes muros, la huelga de hambre cabalga por las venas de los prisioneros políticos mapuche. En las negras trenzas de Patricia Troncoso se enreda el silencio de las voces ancestrales. Baila la muerte sobre los pinos de Pascua, de artificial nieve y luces de colores. Se rompe el silencio, la huelga de hambre cabalga los caminos solidarios, atravesando fronteras, rompiendo barreras. Ruge el yaima, rompe el silencio, vomita fuego, vomita llamas, vomita piedras, el rojo rugido de la ardiente llama, el rojo rugido de la ardiente lava, arrasa las montañas. Baila la muerte sobre la balanza de la justicia y de los poderosos comensales, bailan las leyes, año nuevo, nuevas armas, mano dura, blanca mano, terrorista, blanca mente, moneda dura, blanca, plusvalía. Baila la muerte, bailan las leyes con champán y vino. Se rompe el silencio, la huelga de hambre cabalga los usurpados caminos del territorio mapuche. Baila la muerte en el escritorio de los poderosos comensales. Baila las armas, baila la muerte, la bala asesina, Matías Cachileo, apuntado por la espalda, Matías Cachileo asesinado. Baila la muerte en la mesa de los poderosos comensales, los terroristas bailan la cueca final. Bailan las leyes cantando el himno nacional, caso cerrado. En las negras trenzas de Patricia Troncoso se enreda el silencio de las voces ancestrales. Rompen el silencio las voces de los vientos, Lemún, Cachileo, Epul, Mendoza, Collío, se levantan en las cuatro fuerzas de la tierra. Danza la muerte. Danza la muerte sul tavolo dei potenti commensali. Applaudono e tacciono. Tacciono e applaudono, schermati dalla complice ombra delle bianche leggi. Si infrange in silenzio sulle sbarre della cella. Lo sciopero della fame cavalce nelle vene dei prigionieri politici mapuche. Fra le nere trecce di Patricia Troncoso si annoda il silenzio delle voci ancestrali. Danza la morte sui pini di Natale, di neve artificiale e lucine colorate. Si infrange il silenzio. Lo sciopero della fame cavalca lungo i sentieri solidali, attraversa le frontiere, infrange barriere. Ruggisce il yaima, infrange il silenzio, vomita fuoco, vomita pietre. Il rosso ruggire della lava ardente erode le montagne. Danza la morte sulla bilancia della giustizia dei potenti commensali. Danzano le leggi, anno nuovo, nuove armi. Mano dura, bianca mano, terrorista, bianca mente. Dura moneta, bianca plusvalenza. Danza la morte. Danzano le leggi con champagne e vino. Si infrange il silenzio. Lo sciopero della fame cavalca su sentieri usurpati dal territorio mapuche. Danza la morte. Sul banco dei potenti commensali. Danzano le armi. Danza la morte.
Il proiettile assassino mira alla schiena. Mattias Grafileo assassinato. Danza la morte sul tavolo dei potenti commensali. I terroristi ballano la cueca finale. Danzano leggi intonando l'inno nazionale. Fra le nere trecce di Patrizia Troncoso s'annova il silenzio delle voci ancestrali. Infrangono il silenzio le voci dei venti. Lemon, Catrileo e Pul, Mendoza, Collio si ergono nelle quattro forze della terra. Mattias Catrileo cade baciando la terra. La voce dei venti infrangono il silenzio. I suoi occhi si chiudono illuminando gli ampi e stretti sentieri della nazione Mapuche. Le voci ancestrali infrangono il silenzio. Mattias Catrileo attraverso le quattro forze della terra. Bueno, me disculpa a la compañera porque la verdad es que ese libro es un libro de poesía erótica y poesía de amor. Como sin el erotismo de la madre tierra no habría vida, y cuando los ríos hacen el amor, producen peces y producen otras cosas también, ¿no? Entonces, para que esto no sea tan denso, me voy a despedir con un poema de amor y vamos a ver, son 25 minutos de, está con subtítulos en italiano, son los ríos que van a ser apresados. Ustedes se preguntarán, ¿por qué estoy en Italia? ¿Qué vengo aquí a leer poesía? ¿Por qué no me quedo allá, no? Bueno, allá también lo hago, ¿no? Pero hay capitales italianos en las construcciones de la diga. Entonces yo pienso que en todas partes del mundo, y sobre todo en Italia, porque aquí he encontrado compañeras y compañeros lindos, ¿no?, que me han abrazado, que me han dado energía. Me voy con nueva energía para allá. Y como yo soy una soñadora, como los mapuches soñamos siempre con la libertad, pienso que a lo mejor una de estas palabras germina en el corazón de ustedes. Adesso vi leggerò una poesia da questo libro, che è di poesia erotica e amorosa. E come fare? Dall'erotismo della terra nascono cose meravigliose, e quando i fiumi fanno l'amore nascono i pesci e altrettante creature splendide. Quindi vi lascio con queste parole di amore affinché questo nostro incontro non sia così tanto pesante. Vi lascio anche con un video che ha il sottotitolo in italiano, che durerà circa 25 minuti, in cui si vedono tutti i fiumi che sono interessati da queste dighe, questi fiumi che sono perseguitati. E voi vi chiederete perché io sia qui in Italia, perché non stia là dove sto a leggere le mie poesie. Io lo faccio anche nel mio territorio, e lo faccio, sono qui in Italia perché dovete sapere che nelle varie transnazionali c'è anche capitale italiano, è qualcosa anche che riguarda l'Italia. E vi volevo dire anche che dopo questo incontro io me ne ritornerò là con nuove energie, perché ho incontrato dei compagni, dei fratelli, delle sorelle che mi hanno ascoltato e che mi hanno accolto, mi hanno abbracciato, e io spero che almeno una di queste parole che vi ho detto rimanga nel vostro cuore e li fiorisca. Deja amor. Deja amor que penetre mi canto en tu cuerpo. Deja amor que nos ilumine la tierra de la luna inundándonos de luz. Deja amor que los soles nos despierten y nos lleven cabalgando por los mares al calor de nuestros cuerpos. Shalto. Lascia, amore.
Lascia, amore, che penetri il mio canto nel tuo corpo. Lascia, amore, che ci illumini la terra della luna, bagnandoci di luce. Lascia, amore, che i soli ci sveglino e ci portino, cavalcando sui mari, al calore dei nostri corpi. Gracias. Grazie. Grazie.